Carissimi fratelli e sorelle, oggi la Divina Liturgia è ricca di ricorrenze. È il primo mercoledì del mese, mercoledì che più di tutti gli altri è dedicato alla devozione al patrono universale della Chiesa, San Giuseppe, sposo della Beata Vergine Maria. Oggi 2 agosto è anche la memoria di San Pier Giuliano Eymard, grande apostolo dell'Eucaristia, che noi dovremmo conoscere abbastanza bene perché è il fondatore della Congregazione dei Padri Sacramentini, che hanno servito questa nostra parrocchia per 5 anni. E poi, soprattutto oggi, potremmo dire, è la festa della Madonna degli Angeli, perché da mezzogiorno di ieri fino alla mezzanotte di oggi è possibile lucrare l'indulgenza plenaria detta della Porziuncola. La Porziuncola è la chiesa di Santa Maria degli Angeli ad Assisi, dove San Francesco, avendo la visione di Cristo seduto in trono e accanto a lui la gloriosissima sua madre coronata di angeli, ecco, ottenne da Gesù la facoltà di chiedergli qualunque grazia. Gesù gli disse a San Francesco, disse: vedo che tu e i tuoi frati vi siete molto impegnati a favore della salvezza delle anime. Che cosa facevano? Pregavano, facevano penitenza e testimoniavano la carità. Questo facevano. Chiedimi qualunque grazia a favore delle anime. Allora San Francesco cosa ha fatto? Si è rivolto alla Madonna chiedendo la sua intercessione, affinché il Signore gli concedesse la remissione dei peccati per tutte le anime che, pentiti, confessati e comunicati, si fossero recati alla Porziuncola. E Gesù, anche pressato dalla sua dolcissima madre, gli concesse questa grazia, ma subordinata al consenso del Papa, il suo vicario in terra. E Papa Onorio III concesse l'indulgenza, che è lucrabile ora in tutte le chiese parrocchiali. Ecco perché celebriamo questa Santa Messa votiva alla Madonna degli Angeli. Ma venendo al Santo Vangelo che abbiamo ascoltato, la liturgia ci ripropone nuovamente le due parabole del Regno dei Cieli che riguardano il tesoro nascosto e la perla preziosa, di questi due personaggi che, scoprendo questi due grandi tesori, vanno a vendere tutti i loro averi per comprare quel campo dove si trova il tesoro, o per comprare quella piccola perla, ma di un valore inestimabile al di sopra di ogni cosa. Bene, carissimi fratelli e sorelle, noi sappiamo bene il significato di queste parabole, perché per acquistare il Regno dei Cieli è innanzitutto necessario vendere ogni nostro affetto al peccato, che per ottenere l'indulgenza plenaria è necessario avere anche nei confronti del peccato veniale. Quindi il distacco da ogni desiderio disordinato al male. Ma questo non è sufficiente, non dobbiamo vendere solo questo, dobbiamo vendere anche tutti i nostri umani attaccamenti, l'attaccamento all'amor proprio, l'attaccamento alle vanità, alle cose che passano, l'attaccamento anche alle persone, fossero pure persone sante. Ecco, perché ci sia il Regno di Dio in noi in pienezza, non ci deve essere nient'altro. Ora, questo non significa che io devo andare a vendermi i figli, la moglie, o mi devo sbarazzare del lavoro, assolutamente no. Ma quell'attaccamento che vuole essere più forte dell'attaccamento a Gesù, beh, quello sì, perché l'amore a Gesù abbia sempre il primato. E se c'è il primato dell'amore di Gesù, c'è l'amore per tutti e per tutto, ma in maniera ordinata. E poi cos'altro per acquistare questo tesoro del Regno dei Cieli? Impegnarsi a fare il bene, a compiere le opere meritevoli, perché
in cielo non si entra senza meriti. Questo lo sappiamo, questa è la fede divina e cattolica che tutti quanti noi crediamo. In questa maniera si ottiene il regno dei cieli. Ma fratelli, se questa è la via della perfezione, c'è una via di superperfezione? Ecco, sarebbe, come dire, la perfezione è già il massimo, è il superlativo, c'è il super superlativo. Ecco, da un punto di vista grammaticale no, ma nella vita spirituale sì. Perché adesso vi leggo un brevissimo brano tratto dal volume 11, 28 ottobre 1915, dove sarà chiaro quello che ora sto per spiegarvi. Dice il Signore: figlia mia, la mia vita sulla terra non fu altro che semenza gettata, dove i miei figli raccoglieranno sempre, che si staranno nel terreno dove ho gettato questa semenza. Quindi la vita di Gesù, tutto quello che Gesù ha fatto, la sua vita, è stata una semenza. E Gesù dice: io ho seminato, e i miei figli sono chiamati a raccogliere quello che ho seminato. Ma per raccogliere quello che ho seminato, loro devono stare nel terreno dove io ho seminato. Qual è questo terreno? È la vita di grazia, che ho appena spiegato prima. L'osservanza dei comandamenti, il distacco dalle cose del mondo, l'impegno nelle opere buone. Questo è il terreno della vita soprannaturale, dove noi abbiamo la grazia. Bene, ma continua. E a seconda l'attitudine di raccogliere, la mia semenza riprodurrà il suo frutto. Ora, questa semenza, spiega, sono le mie opere, parole, pensieri, anche i miei respiri, eccetera. Onde, se l'anima le raccoglie tutte, facendole suoi, si arricchirà in modo da comprarsi il regno dei cieli. Se poi no, questa semenza le servirà di condanna. Cosa vuole dirci, Signore? Vuol dirci che il prezzo per acquistare il regno dei cieli, che è il regno della divina volontà, che è già sulla terra, vuole impiantare il Signore, c'è bisogno di una moneta, di un denaro. E questo denaro non sono soltanto le nostre opere buone, cosa necessaria e certamente meritevole, ma comunque sempre opere umane, perché fatte da noi. Il denaro per acquistare in pienezza il regno di Dio sono tutte le opere che Gesù ha fatto e che sono presenti nella divina volontà e che noi possiamo prendere gratuitamente tutte le volte che noi vogliamo. Spiego. Secondo il nostro modo di ragionare, quello che Gesù ha fatto lo ha fatto 2000 anni fa e ormai non esistono più. Non è che adesso Gesù cammina, parla, pensa, ama, subisce la passione, soffre, risorge. No, questo l'ha fatto 2000 anni fa, quindi sono cose passate. Ma fratelli, quando noi celebriamo la Santa Messa, non si rende presente qui e ora il mistero del sacrificio di Cristo sul Calvario? Certo! E com'è possibile questo? È possibile perché nella divina volontà non esiste passato, presente e futuro, ma esiste solo presente. Cioè tutto è sempre in atto, sempre. Dobbiamo soltanto noi entrare nella divina volontà e lì troviamo tutto, tutto. Quello che è stato, quello che è, quello che sarà. E soprattutto troviamo tutto quella che è la vita di Gesù, la vita della sua santissima umanità. Ora, tutto quello che Gesù ha fatto, tutti i suoi atti, noi li possiamo prendere e fare nostri. E se prendiamo tutto questo, lo facciamo nostro, prendiamo quei semi divini che faranno sì che noi abbiamo il denaro per ottenere il regno dei cieli. Concretamente, se io devo pregare, bene,
io posso pregare 10 ore e certamente avrò dei meriti per aver pregato 10 ore, giusto? Però quella preghiera sarà la mia preghiera, preghiera umana. Ma se io volessi pregare anche soltanto 10 minuti, ma dicessi: Signore, io voglio entrare adesso nella tua divina volontà e voglio prendere le tue preghiere, perché Gesù, uomo, Dio, pregava, certo, quello è il seme divino, voglio prendere le tue preghiere, le faccio mie e ti voglio pregare con le tue preghiere, voglio prendere, Gesù, le tue parole e voglio parlarti con le tue stesse parole. E se io ora devo fare qualunque altro gesto con le mie mani, Gesù, prendo le tue mani, le metto nelle mie mani e sento le tue mani nelle mie e voglio lavorare, toccare, accarezzare, impegnarmi a compiere qualunque atto con le tue mani, Gesù. Così il regno di Dio ci invade in pienezza, perché il regno dei cieli, il regno di Dio, è la persona di Gesù. La Vergine Santissima ci aiuti a comprendere queste divine verità e a farle nostre con la semplicità dei bambini, perché il regno dei cieli, Gesù lo spiega soprattutto a coloro che si fanno piccoli per poter imparare le cose grandi con la semplicità dei piccoli. Siano lodati Gesù e Maria.